girando il mondo, frequentando persone, cacciatori, tuttora ho sempre qualcosa da imparare. Quindi è una crescita continua, ecco perché devo dire che l'umiltà, secondo me, e la voglia di mettersi in gioco sono i due ingredienti per la ricetta, forse, per diventare un buon cacciatore. Mi chiamo Enrico Zaina, ho 53 anni, abito a Nave, in provincia di Brescia, e sono un bresciano doc. Ho cominciato a cacciare con la mente da bambino. In realtà poi a 18 anni ho fatto la licenza al porto d'armi per uso caccia, ancora prima della patente di guida, perché la passione era talmente forte che prevaleva su tutto. E in famiglia nessuno era cacciatore, quindi l'ho sentita sempre forte questa passione, era una cosa innata per me. E devo dire che tuttora la sento ancora forte. Sono riuscito a coronare un sogno da bambino, che era l'essere un cacciatore e l'essere un ciclista. Quindi io quando vedevo i cacciatori ed ero bambino, 6 anni, li seguivo per assecondare la mia passione, la mia grande passione che è la caccia. E lo stesso l'ho fatto col ciclismo. Nel tempo sono diventato un ciclista professionista e adesso lavoro per la caccia con una grande agenzia che è Montefeltro Tour Operator. Dalla Francia alla Spagna, al Belgio, all'Olanda, all'Inghilterra le ho girate praticamente tutte in bicicletta. Ho fatto 11 giri d'Italia, 5 Tour de France, 5 giri di Spagna. La caccia e lo sport sono due passioni che ho da sempre. Forse quelle che le accomuna più di tutte sono la natura, perché il ciclismo comunque lo fai all'aria aperta. Non sei chiuso in un palazzetto o in uno stadio. Gli scenari cambiano continuamente, quindi viaggi tantissimo. In Crimea, durante la frenesia della caccia, poi in quel periodo c'erano tantissime beccacce, e il cane mi ferma sul crinale di una montagna e io vado a servire il cane, parte una beccaccia, gli sparo, la prendo e vado sul cane, il cane mi porta la beccaccia, me la dà in mano, io mi alzo e nell'alzarmi ero su una scogliera di fronte al Mar Nero. Ed è stata un'emozione incredibile perché nella mia mente avrei pensato che di là ci fosse un'altra montagna, ma ero talmente preso dall'azione di caccia, da quello che avevo, che quando mi sono alzato mi sono trovato davanti al Mar Nero, è stata un'emozione incredibile. Quindi alle volte la natura è veramente incredibile. La mia grande passione sono i cani. Amo profondamente i cani perché il legame col cane è per tutto l'anno e per tanti anni. Quando trovi un cane veramente bravo, ti si lega nell'animo. In generale, tutti i cani vanno a caccia. Poi hai cani eccelsi che sanno veramente fare la differenza. Ho un cane in particolare, un setter inglese di nome Farin, che un po' mi ha aiutato e mi ha fatto capire cosa voleva dire andare a caccia, soprattutto sulla caccia alla beccaccia, che è una caccia molto particolare. Ecco, devo dire che quel cane mi ha regalato emozioni, anche perché ero un po' più giovane, ed era un cane veramente intelligente. Era un cane che ti dava l'anima ed era un cane estremamente affabile con gli altri cani, con le persone. E quindi questo è sinonimo di intelligenza, di equilibrio e per me è una cosa grande. Da qualche anno, oltre alla caccia col cane da ferma e tutto quello che riguarda la piuma, mi sono avvicinato anche alla caccia di selezione, quindi per me è un nuovo mondo, è un mondo dove sono entrato in punta di piedi. E devo dire che è molto affascinante, soprattutto per la gestione del territorio, degli animali. E devo dire che fare lo stalking su un capriolo o
o un cervo dormito, insomma sono cose emozionanti, quindi ho scoperto un altro modo di cacciare e devo dire che è una cosa che mi piace tantissimo, quindi anche sotto questo aspetto, come dicevo, bisogna sempre imparare e migliorarsi. Questa situazione di questa pandemia ha fatto scoprire questo lato particolare della natura, no? Perché soprattutto i cinghiali si sono impossessati di zone dove prima non sarebbero mai andati. Il problema diventa adesso gestire questi animali e quindi la caccia di selezione e le battute di contenimento servono proprio a contenere questi animali. Perché se un luogo ne contiene o ne può contenere 30 e ne abbiamo 200, quelli in eccesso vanno comunque tolti e quindi questo la caccia è di aiuto ed è anche etica, perché tra l'altro quello che noi cacciamo, mangiamo, e devo dire che la carne di cinghiale è squisita e ottima, soprattutto in cucina. Non è facile avere la ricetta per essere un buon cacciatore. Innanzitutto bisogna avere tanta umiltà, mettersi in gioco tantissimo e avere quella consapevolezza che non si è mai arrivati. È stato difficile per me all'inizio saper dosare la foga, essendo un atleta, la mia testa è competitiva, no? Quindi ho la competizione dentro, quindi per me la caccia spesso e volentieri diventava competizione e spesso e volentieri non si sposava con o cacciare con un amico che voleva godersi la giornata, io la trasformavo in una competizione, quindi per me era camminare ore e ore, dover soffrire a tutti i costi perché dovevo sentire qualcosa di forte e quindi lo ricollegavo a quello che è stato per me il ciclismo. Pian piano nel tempo ho imparato invece a godermi più queste giornate di caccia, a imparare a condividere anche quello che avevo dentro, raccontando magari quello che io provavo in quei momenti. E quindi pian piano ho capito che lo sport è stata una parentesi e questa se ne apriva un'altra ed era più un divertimento, un saper godere di quello che stavo facendo. L'essere diventato cacciatore mi ha anche migliorato come persona perché comunque maneggi un'arma, comunque sei legato alla natura che va comunque gestita, ecco perché poi esiste la caccia di selezione, ecco perché esistono censimenti in alta montagna per coturnici, galli forcelli e devo dire che avvicinarsi alla caccia è un complemento alla persona. Quindi credo che spiegare a un non cacciatore non è sempre facile. Bisognerebbe fare vivere quello che viviamo noi, le nostre emozioni, far vivere la natura come la viviamo noi, sotto tutti gli aspetti, sia l'aspetto della sicurezza, anche gli indumenti che indossiamo, sia per i fucili che utilizziamo, sia per quando andiamo sul territorio che abbiamo delle leggi ben chiare e che dobbiamo rispettare. Quindi questo fa parte delle regole, del rispetto, sia per la natura, sia per i cani e sia per la sicurezza. Ad esempio, in alcuni parchi dove è stata vietata la caccia, dove è stata vietata addirittura il calpestare o vivere quei luoghi, queste zone si sono svuotate praticamente. Gli animali sono comunque legati all'uomo, lo sono sempre stati. Ti posso fare un paragone delle starne che noi cacciamo in Macedonia, sono legate all'agricoltura, all'uomo e sono animali che vivono in simbiosi con l'uomo. E se l'uomo cambia l'agricoltura, cambia anche il contingente di numero di starne che noi troviamo sul territorio. Quindi non capire a prescindere e non voler capire
è una cosa assolutamente sbagliata. Quando non hai la conoscenza giusta, non trovo corretto giudicarci solo per il fatto che noi facciamo un abbattimento, che spesso è dovuto a sacrificio, è dovuto a regole severe e a una base scientifica. Quindi spesso ci criticano non conoscendo veramente il nostro mondo. Potremmo iniziare forse, anzi, dovremmo iniziare dalle scuole, dai bambini, a far capire che il cacciatore non è solo distruzione, ma è gestione del territorio. Questa secondo me è una cosa importantissima. In Italia dobbiamo fare ancora dei passi in avanti su questo.